Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo incontrato il nostro caro amico Sogghigno e abbiamo scoperto effettivamente che cosa ha già fatto e qual è il suo piano. E una volta usciti dalla caverna ci siamo ritrovati qua sulla spiaggetta. Quindi, obiettivo della missione di oggi è uccidere questo paguro. Oh no, i pagurini li abbiamo uccisi. Allora, io mi ricordo che qua, ecco, esatto, ci sono varie parti che bisogna visitare, quindi facciamole una alla volta. Vieni qua. Dai! Preso! Oh, che cacchio. Ecco fatto. Ah, tra l'altro ancora non abbiamo ancora sbloccato il risucchio. Ecco fatto. E addio al Goomba. Un pollo piccante. Don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. Quindi adesso facciamo tutto il giro come il gioco vorrebbe che io lo facessi. Quindi andiamo di qua. Credo che siamo ritornati al punto iniziale, vero? Esatto. Ok, non c'era nient'altro da visitare, peccato. Va bene, proseguiamo allora. Pollo? No, 10 monete, peccato. Ci speravo in un polletto. C'è Calletal. Yuhu! Lo so io chi è. Ehi là, monsieur! Monsieur Labas, mi aiuti, s'il vous plaît! E tu chi saresti? Che ci fai laggiù? Oh, bonjour, monsieur. Cosa faccio qui? Ecco. Vede, j'ero qua a pulire la mia collection. Mais la ponce si è rotta. E adesso je ne peux più tornare indietro. Non so se è la voce adatta per questo personaggio, ma... Monsieur, je suis sicuro che lei è gentiluomo. Un gentilhomme. Basta vederla per capire che si è gentil. Sono l'esatto opposto della gentilezza e sono anche di fretta. Non ho tempo da perdere con te. Attenz, aspetti, s'il vous plaît, monsieur, a posto. Lasciami stare, cosa ci guadagno ad aiutarti? Ma cosa dici? È chiaro che le darò... Non lo so. Non so come si pronuncia. Bicup de cadeaux. Boh, cosa sono i cadeaux? Sono buoni da mangiare? Oh, ma sono regali, ricompense. Allora, siamo d'accordo, mi aiuterà. E avverto anche un potente spirito di blocchi dentro di lei. Uno spirito ricco di, forse, passione. Sì, è dentro di lei. Voilà. Ecco un pensiero per lei se mi aiuta. Un blocco prezioso per un monsieur dallo spirito ardente come lo ha. Ehi, ma è solo un blocco. Oh, ma cosa dice mai? Questo è un blocco magnifico. Le tre raro e un collezionista potrebbe pagarlo anche 1 milione di monete. Basta un colpo l'effetto straordinario. Un surprise marvelous. Non so il francese, dannazione. Una sorpresa. Mi chiedo se vi piacerà. Oh, merci, grazie. Lei è proprio un gentilhomme. Attenzione, quest'isola galleggia sull'acqua. È fatta di terriccio. E basterebbe tirarla con la forza della furia per avvicinarla alla spiaggia. Allora basta solo tirare questa fune, niente di più facile. Ci penso io, ti farò vedere la mia forza. Oh, una nuova area. Sembra che stia succedendo qualcosa nelle braccia di Bowser. Andiamo Luigi. Andiamo a vedere. Wow, queste sono le braccia, incredibile. Questi sono i muscoli delle braccia di Bowser. Stanno reagendo. Sono sicuro che Bowser sta compiendo qualche sforzo. E se lo colpisco che succede? Sembra quasi un interruttore. Oh, Mario, attento. Ecco fatto. Oh, mi sento più forte. Cosa? È successo qualcosa? Pshu! Sono fortissimo!
I muscoli di Bowser stanno diventando più grossi quando vengono stimolati. Ehi, provate a colpire ancora quei globi di energia. Ecco fatto. Colpito. Ancora uno. E ancora me. E ora tocca a me. Forza Mario, colpiamolo assieme. E vai. Oh cacchio, è troppo forte. Sono volato via. Ma certo, se stimoliamo nel modo giusto il corpo di Bowser, possiamo scatenare una forza incredibile. E allora hai avuto l'onore di assistere alla mia forza. Dov'è finito? Il mondo è finito sotto sopra. Ma comunque, merci, Bukop, mon ami. Non ho idea di come si pronunciano quelle parti lì. Ehi, dammi quel blocco, me l'hai promesso. Ma certo, voilà il blocco, mon trésor, ma satisfaction. Telki, voilà. E vai. Hai sbloccato il blocco di succhio. Che me ne faccio di sto blocco? A me sembra un blocco normalissimo, e la sorpresa? Hai osato prendermi in giro. Oh, no. Potrebbe sembrare un semplice blocco, ma... soltanto perché chi sul spirito dei blocchi è fresco e ingenuo. Quello è un blocco risucchio, e con quello potrà aspirare ciò che le sta davanti. Durante la lotta le può usare per risucchiare i nemici, cioè è terribile. Spiegati meglio, che vuol dire che posso risucchiare i nemici? Invece di stare a spiegare, c'è Splash Facile, se prova. Bien, mi attacchi. Voilà. Ci penso io. Ora su, incassato. Allora, si faccia conquistare dalle braccia di quel blocco. Si comincia. Un, due, tre. Il blocco risucchio le permette di ingoiare piccoli mostri. Quando si può ingoiare qualcosa, vedrai il blocco risucchio si farà notare. Scelga risucchio, si svuple. Va bene. Oh, prima la X. Marvelux. Non l'ho fatto in tempo a leggere quello che stavo dicendo. Che surprise. Des monsieur dans le monsieur. Bonjour. Ehi là. Adesso non posso giocare con voi. Sto raffinando lo spirito dei blocchi del monsieur. Non datemi fastidio, s'il vous plaît. Ci penso io. Esco dalla bocca, signor. Monsieur, che potenza. Anche solo con il risucchio. Ho dimenticato di dirle qualcosa. Quando usa il risucchio potrà ingoiare nemici e strumenti. Potrà anche trascinare giù dei nemici volanti dallo schermo superiore. Continui a premere, potrà ingoiare anche nemici difficili da risucchiare. Le battaglie difficili diventeranno facili in un attimo, più o meno. Si ricordi di dare uno sguardo al blocco risucchio durante gli scontri. Un'ultima cosa. Hai preso la sveglia rivincita. Che cos'è sta roba? È una sveglia rivincita, uno strumento essenziale per tutti gli avventurieri. Se ha con sé una sveglia rivincita quando i suoi PV calano a zero, potrà riavvolgere il tempo. In breve la battaglia ricomincerà. Ovviamente anche tutti gli strumenti torneranno come prima. Piccola parentesi, vai. È utile contro nemici normali, ma durante una boss fight solitamente hai già il blocco di salvataggio prima della boss fight, tanto vale che spegni, riaccendi e non sprechi neanche lo strumento. E non si preoccupi, recupererà tutti i PV e PA. Tuttavia le sveglie rivincita sono un numero limitato, perciò non ne abusi. È uno strumento facile da usare, questa battaglia lascerà il regalo. No, ha detto questa gliela lascio il regalo. Oh, vedo che il suo spirito dei blocchi si sta rafforzando sempre più. Adesso possiamo continuare. Un, due, tua. Un mega fungo. Beh, dammi tutti i soldi che hai, stronzo. Dammi i soldi. Vabbè, ha detto che non dovevamo risucchiarlo, quindi. Ahia, che male, monsieur. Beccati di nuovo sto fungo gigante. Dammi soldi. Questa battaglia è mia. Dammi soldi. Ti sto rapinando. Ma io non... cioè, allora, c'è il blocco che si illumina, però... oh no, l'energia. Però in teoria io non devo risucchiarlo. Ahia, che male. O forse devo. Ah, fantastic.
Aia, e sono caduto. Oh no. Forse devo risucchiarlo e basta. Beh, basta così. Mi compiaccio per il suo spirito dei blocchi. Fine della lotta. Ta-tan-tan-tan. Ok, Mario e Gigi salgono di livello. Perfetto. Allora, che cosa aumentiamo? Yes, preso, al volo. Yahoo! Dobbiamo già colmare tutte le differenze che ci sono fra Mario e Luigi, quindi dobbiamo puntare velocità per Gigi e difesa per Mario al momento. Perfetto, bravo Gigi, bravo bravo bravo. La difesa già all'inizio non è male. Bien mon ami, com'è andata? Quel colore, quel splendore, è il blocco di succhio. Très bien, c'est magnifique, non ho letto. E questo è solo il primo passo per la nouvelle vita da collezionista di blocchi. A presto, mon ami, au revoir. Io me ne vado. Ah, che tipo strano. Però, aver sbloccato il risucchio ora è un'abilità fondamentale. Un po' non solo per risucchiare, vieni qua, i nemici, ma anche perché questo ci permette, per esempio aspirando i denti di questo, di aumentare la difesa o di beccarci strumenti. In questo caso non so se ne vale la pena risucchiarlo, però forse potrei farlo per... No, infatti, a parte che non potevo perché non potevo. Me ne sono accorto dopo e effettivamente ce l'ha appena detto che non potevamo risucchiarlo. Volevo vedere se aveva qualche strumento, in realtà. Volevo fare aumentare anche di livello Mario e Gigi. Sì, dai, ricostruisci di forza. Ecco qua, addio. Pa, parabam, pam, 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 pam. E anche Bowser sale di livello. Io un giro d'attacco te lo butterei, ma giusto per aumentare subito i danni, ma anche la difesa. Preso e vai. Dannazione. Che poi ho scoperto una cosa di questo titolo rispetto agli altri. C'è un breve distacco fra quando premi e quando effettivamente quella si ferma. Quindi quando vedi il numero che vuoi devi pensarlo già due numeri prima. Io sapevo che prima del 5 c'erano 2-2. Ho dovuto fermarlo subito a uno dei due rischiandola. Preso. Perfetto. Ah, ecco, con lui possiamo aspirare il lecca-lecca. Il mio lecca-lecca. Però mi sa che non conta come sconfitto. Mi sa che conta solo come fuggito. E infatti 18 punti. Allora, nemici che fuggono così non ha senso sfruttare il risucchio. Tanto vale sconfiggerli e basta, perché almeno, sai, punti esperienza ce li prendiamo. I nemici non respawnano, quindi proseguiamo. Vieni qua. Ah, mi ha preso la schiena. Tra l'altro devo ricordarmi ogni cacchio di volta che devo switchare lo schermo. Ecco qua, infatti, difesa aumentata. Ah, cavolo. Io ho sempre avuto difficoltà con il colpo caricato di Bowser. Non facevo mai in tempo a prenderlo giusto. Quindi puntavo sempre almeno al bravo. Non ho mai avuto il tempismo giusto di prenderlo bene, il pugno. Preso. Aia, che male. Ecco fatto. E adesso mi ricostruisco. Aia, ho spammato troppo. Ecco fatto. No, e dai, che palle. Non potevi lanciarmi addosso una carie. Ecco qua. Ora ti spacco, scemo. Che palle.
Non lo becco mai il tempismo giusto. Non lo becco mai e detesto sta cosa. La detesto. Allora, vieni qua. Ecco. Che poi i nemici piccolini saranno più facili da uccidere, giusto? Ogni volta che otterremo la fiammata. Quando otterremo la fiammata sarà più facile, perché veramente li prendi tutti con un colpo solo. Che poi vabbè, oh, sono 5 monete, non è che andiamo a vincere chissà cosa. Però buttali via, voglio dire. Ecco qua. Dai, che palle. Non potevi lanciarmi una carie. Ecco qua. Non sono nemici difficili, solo che prima mi sono distratto e mi sono fatto prendere. Perfetto. Un'altra volta di livello. Un giro di difesa, lo facciamo? Ah no, che dico, l'ho aumentata prima la difesa. Preso! Dai, bravo Bowser. Bravo, bravo, bravo. Vieni qui. Shooter. Ottimo. Ecco fatto, già 60 di danno, non male. Ecco qua, 45, perfetto. Un pollo piccante. Lo mangerei volentieri, effettivamente. Altri nemici? Altri blocchi? Altra roba? No? Va bene, proseguiamo. Qui? Qualcuno? Blocchi? No. Solo un blocco di salvataggio. E siccome so già cosa c'è fuori da questa laguna, noi ci salutiamo qui. Così nel prossimo episodio ci concentriamo totalmente su quello che avverrà. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.